Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Finalmente in pesca, ragazzi. Sì. Ho avuto qualche problema tecnico stasera, logistico. Sì, diciamo che invece che metterci 40 minuti come al solito, ci hanno messo un'ora e mezza, quindi... Ancora meno tempo. Abbiamo ancora meno tempo, ma questo potrebbe essere però uno spunto, perché non è nulla di inventato, ragazzi, è la verità. Purtroppo stasera ho trovato code in autostrada per venire da Cri, però pescare praticamente un'ora quasi in meno può essere drammatico, ma la sfida per noi stasera è pescare un'ora in meno, ok? Vedere un pesce. Però cercare di fare un pesce su lo spot giusto, pasturato, prepasturato. Quindi vediamo se con un'ora in meno riesco o riusciamo comunque a fare un pesce, sì, in modo da far capire che non importa di stare quell'ora in più, ma se stai pescando nello spot giusto, l'hai pasturato bene, sai che lì c'è passaggio di pesce, anche un'ora in meno rispetto alle quattro che facciamo, stasera ne facciamo tre, poi considerando apertura e chiusura dell'attrezzatura, quindi vediamo se comunque paga, vediamo se abbiamo fatto le cose poi giuste. Poi io ho sempre considerato il fattore C, ragazzi, quello c'è sì, sempre. Ovvio, adesso dal video non sembra, perché sembra più chiaro, però vi faccio vedere che è buio perché ci sono i lampioni accesi. Sì, sì. Quindi, sì. Niente ragazzi, vediamo un po' come va, adesso vi spieghiamo ovviamente sempre come ci siamo organizzati. Siamo in canale, ragazzi, finalmente. Tornata l'acqua, eh? Tornata l'acqua. Guarda che bolle, quindi, guarda eh che bolle. Sì, tornata l'acqua nei nostri canali, quindi... Hai visto là che bolla, bisogna far silenzio. Finalmente siamo riusciti a fare una sessione qui, adesso ovviamente non puntiamo sulla quantità, ma guarda, puntiamo... Guarda che tocca, hai visto la canna? Bisogna far silenzio. Boh. Puntiamo ovviamente, riuscite a vedere un pesce. Stasera la prendiamo! Adesso vi spieghiamo tutto, ragazzi. Allora, ragazzi, ci siamo posizionati in questa maniera. Siamo circa 6 metri l'uno dall'altro. Abbiamo pasturato in questo tratto di canale, che stiamo parlando del Naviglio, ma più o meno saranno 10 metri, se non ho pasturato in tutta la lunghezza, diciamo, del canale. Ho pasturato solo in questo tratto qui. Mi sono preso come riferimento questo albero e quell'albero lì, e si sta pescando in mezzo. Adesso vi facciamo vedere anche come abbiamo pasturato, perché abbiamo cambiato un po', diciamo, l'approccio. Adesso vi faremo vedere. Comunque ragazzi, sempre due cannette veloci, pronti via, le mie canne di Max. Momento felpa, ragazzi, è arrivato il momento della felpa. Sì. Adesso comincia ad essere un po' più freschino, quindi. E queste sono le canne di Max. Eccole qua, ragazzi. Adesso hanno fatto anche dei lavori, quindi speriamo, hanno messo tutti gli argini sul fiume che prima non c'erano, quindi speriamo che questo non abbia in qualche maniera, diciamo, portato, esatto, a influire qualcosa sulla pesca. Speriamo di no. Socio? Tira. Dai. L'unica speranza è che non sia un gatto. Non lo so. Perché c'è la altissima probabilità che sia anche un gatto. Vediamo. Cos'è? È un gattino, ma qualcosa si muove. Bene ragazzi, è un gattino. Ok, buttati la telecamera. Thank you.
un momento dove è partito un pesce gatto. Allora, se è una carpa e ha mangiato dove dico io, ragazzi, è una grande conferma di una cosa. Adesso vediamo cos'è, però. Beh, tira però, Cri, sì. Non è un pesce gatto sto qua. Cioè, se tira così un pesce gatto è grosso. Io sono riuscito a slamare in velocità il pesce gatto, l'ho rimesso in acqua. Così. Allora, qui Max... Riesci a scavalcare? Guarda, qui hai modo di venire a godinare. Ma se vieni qua, perché ormai è già di là il pesce, sai? Dai, meglio, ragazzi. Meglio non rischiare. Allora. Okay. Resta pure lì, Cri. Resta pure lì. Porca miseria. Ehi, occhio, che questa è grossa, eh. Questa è grossa, Cri, allora. Cavolo, 2 minuti di panico, cioè. Questa si fa sentire. Andiamo almeno a vedere cos'è. Allora. Sì. Regina. È una carpa, sei una carpa. Regina. E io voglio capire qual è la tua conferma, perché non... Adesso sto cercando di capire... È qui vicino, Max. Che inneschi hai? Un attimo, perché ha parecchia forza e ovviamente non voglio perderla. Eccola qua. Bella, bella. Dovresti. Alzala. Max, ecco sotto. È qui. Ecco sotto. Devi tirarla fuori qui perché è tanto bassa, c'è tanta acqua oggi. Allora, facciamo così, guarda. Cavolo, che forza! Che forza! Wow! Voglio sapere la conferma, Cri. Sono in ansia da quando l'hai detto. Allora, ragazzi, una bellissima regina ci è venuta a trovare. Adesso ovviamente ve la faccio vedere. Solo che è stata... Adesso ve la faccio vedere, poi ovviamente ne parliamo un attimo. Eccola qua, ragazzi. La regina, che non è sicuramente d'Italia, ma ha saputo dare il fatto suo torcia. In acqua, sì. Bello, bello, perché era da un po' che non pescavamo nei canali, perché ovviamente mancava acqua e tra una cosa e l'altra non ho più avuto l'occasione di tornarci. Bella lunga, Cri. Sì. Bellissima, ragazzi. E devo dire che era... Vi ha fatto un discorso, poi ve lo spiega meglio Max adesso questa cosa qui. Però, ragazzi, vi dico solo che ha mangiato, ovviamente, su uno spinner rig. Non dire niente, perché voglio fare questo discorso io, perché allora, ce l'avevo qua. Ve lo disse Max tra poco, ragazzi. Intanto ve la rifaccio vedere. E poi, ovviamente... Perché questo è un discorso che inizia 3 settimane fa. La rimettiamo nelle sue acque. Mamma, che bella. Mamma, che bella. Ok. Non serve che ve lo ricordiamo, ragazzi, ma ovviamente è più forte di noi. Ricordatevi sempre, quando fanno combattimenti un po' lunghi così, non lasciatele sempre subito in acqua. Datevi sempre il tempo di riossigenarsi, di ristabilirsi un attimo. Ovviamente anche loro fanno fatica.
Eccola. Eccola. Sei pronta? Andiamo? Vai che andiamo. Ciao bella. E grazie. Allora, adesso ricalo la canna subito e lascio spiegare a Max. Io vi mostro solo questo, ragazzi. Adesso poi tutto il discorso ve lo spiega Max. Comunque, ragazzi, spinner. Spinner rig. Tutto rigido con il boom. E basta, un rig molto semplice che sempre ve ne ho parlato con la bait screw. Quindi siamo veloci a mettere l'innesco e toglierlo. Ecco qui, rig pronto. Eccolo qua. Aspetta che arrivo qui. Perfetto. Adesso questo torna in acqua. E per chi ha paura che la bait screw perda la pallina? Assolutamente, ragazzi, non si molla più. No, perché tanti mi scrivono, ma non c'è pericolo che sulla bait screw la pallina vada via dopo, sì, un po'? Dopo il combattimento. Dopo il combattimento, dopo il però combattimento, la carpa c'è. Può essere che ovviamente si stacchi, come in questo caso. Ma staccata. Tutte le boiler si staccano dopo un combattimento. Però, dai, ragazzi, mai avuto un problema. Bene, ricalo. E io intanto voglio far vedere queste. Aspetta, guarda, questo qui. Io intanto voglio far vedere queste, ma non dico niente. Allora, ragazzi, non c'è modo migliore per affrontare questo discorso piccolino con un caffè. Non è chissà che cosa, ragazzi, però è iniziato tutto 3 settimane fa, quando ho fatto notare a Cree che era da tanto tempo che non usavamo le pop-up in fiume. Pop-up inteso come pop-up singola, ok? E ovviamente noi, non è che se non ci vedete fare video in fiume non ci andiamo. Esistono anche i cappotti per noi di Creemax, non siamo solo che ovviamente li abbiamo già fatti vedere di cappotti, solo che sinceramente stavamo un po' capendo com'era la situazione, perché arriviamo da un periodo in cui c'è stata una grandissima e fortissima mancanza d'acqua. Adesso da qualche settimana i fiumi hanno ripreso, abbiamo fatto qualche sera di prova per capire un po', per vedere un po' anche gli spot, perché ovviamente è cambiato un po' l'ambiente. Qui ci sono delle rame che adesso non ci sono più. Esatto. Fatto, ma non traviamo il discorso, se no si fa lungo. Esatto. 3 settimane fa io ho detto, Cree, guarda che non stiamo pescando più con la pop-up. E... ma no, ma Max, ma secondo me non c'entra niente. E vabbè, settimana scorsa, di nuovo, Cree, guarda che non stiamo pescando più con la pop-up. Bisogna che riproviamo. Ti ricordi quante soddisfazioni la Fulli che ha preso il naviglio all'osteria sul nostro ufficio, la stessa volta in idrovia sulla chiusa, le pop-up nere che usavamo, e ha detto guarda che secondo me fa la differenza in fiume una pop-up, dove ovviamente lo permette, quindi non piombi da 300 con... parliamo di, esatto, correnti che permettono, esatto, questa, esatto, pesca. E la fatalità stasera io ho letto su 4 canne e qui ce n'è un po' di corrente, eh. Stiamo parlando di un'acqua ferma, corrente, esatto. Qui ce n'è, se guardiamo la pop-up giù fa così in acqua sicuramente perché non sta fermo, però è di quella premessa. Quindi io ho letto stasera su 4 canne 3 le utilizziamo con pop-up, perché non mi interessa, voglio tornare ai vecchi tempi quando con la pop-up alla prugna tiravamo fuori comunque i pesci. C'è anche da fare un'altra piccola cosa. Noi abbiamo sempre pescato inizialmente con 3 canne. Ora è da un bel, sì, pezzo che peschiamo con 2 canne. E di norma su 3 canne una pop-up la mettevamo sempre. Poi abbiamo cominciato a pescare con 2 e le abbiamo un po' abbandonate per quello che riguarda i canali. Facciamo selezione, peschiamo più per grosso. Per quello che riguarda i canali. Io quest'anno ho detto, e sto ancora pescando perché ho giù una canna con un combi rig e una... un omino di neve bilanciato, quindi continuo sempre quella prova che sto facendo, però ragazzi, fatalità ha mangiato sulla pop-up. Sì, ovvio, adesso uno può dire ma su 4 canne 3 sono pop-up. Sì, è vero, ma fatalità veniamo da qualche sessione tosta. Vuol dire o non vuol dire? Però sì, un mix di cose, però vabbè, quando è partita sulla pop-up io ero gasato a manetta, perché mi ricordo i vecchi tempi della pop-up alla prugna che sfondavamo veramente. Vabbè, basta. Questo è il mistero che c'era dietro tutto questo. E per riallacciarci un attimo all'apertura che diceva Max, sì, spero vi siate resi conto che alle volte
8 e mezza. Pescare in libera non vuol dire necessariamente affrontare sessioni a 2, 3, 4, 5 giorni a settimana. È ovvio, più tempo si passa a pescare, più si ha la probabilità. Noi purtroppo tempo, come ben sapete, non ne abbiamo. Questa volta abbiamo deciso di provare a pastorare in modo differente. E adesso poi, ovviamente... E basta, ragazzi. Bel pesce intanto l'abbiamo già visto. Speriamo di vedere almeno un altro. Ah, ovviamente nessun pesce gatto si è fatto male in questo video, perché non l'ho lanciato, ragazzi, l'ho adagiato. Abbiamo dato priorità alla carpa. Sì, no, che magari pensano, che il pesce gatto che fine ha fatto. No, non l'ho lanciato dalla riva. Noi buttiamo tutto in acqua. Assolutamente. Va bene. Vai, la pop-up. Adesso vi spiego un attimo, a grandi linee, però, quello che abbiamo cominciato a fare. Nel frattempo sta saltando di tutto qui. E, come avete visto, Max a un certo punto ha inquadrato le palle da pastura che stiamo facendo. Stiamo provando a utilizzare un sistema di pastura diverso dalle boilies, qualcosa che entri molto più velocemente in pastura che la boilies, che il pellet. Quindi abbiamo detto, proviamo a pasturare con palle di Method. E poi ovviamente più avanti vi faremo vedere esattamente cosa stiamo usando, in che modo e quant'altro. Ora lo stiamo sperimentando questa cosa, stiamo cercando di capire se per noi può andare bene. E niente, sostanzialmente facciamo delle palle di Method con questo bellissimo aggeggio della Wolf, il Bull Maker della Wolf, che in 15 minuti faccio 40-50 palline pronti via, quindi è molto veloce. Una volta che si è inumidito bene il Method, basta prendere questo, schiacciarlo e fa direttamente la pallina, quindi è molto veloce. E appunto ne approfitto in pausa pranzo e poi vengo a pasturare. Ora, questa sera un piccolo risultato l'abbiamo visto. Vuoi o non vuoi, abbiamo pasturato, quindi stiamo provando questa cosa. Adesso speriamo di vedere ancora pesci. Sicuramente andremo avanti con questo sistema e vedremo di capire se per le ore a nostra disposizione che abbiamo, questo potrebbe essere il sistema migliore. D'altronde, nella pesca è bello anche sperimentare e provare cose nuove. Noi le stiamo provando e ovviamente i risultati, se ci saranno, li vedrete sicuramente, ragazzi. Allora, ragazzi, sono le 9, manca ancora un'ora e poi iniziamo a smontare. C'è tanto movimento, quindi abbiamo buttato altre 5 palle di Method a testa, perché speriamo che il pesce resti sotto. Vediamo se in quest'ultima ora si muove qualcosa, riusciamo a prendere qualcosa, perché il movimento ce n'è e tanto. Si sentono veramente pesci grossi saltare, rollare, non so, però il fiume è vivo, quindi adesso vediamo se con questa pasturata veloce, ripeto, 5 palle di Method a testa su le due canne a testa che abbiamo, e incrociamo le dita e vediamo se sentite, non so se si sente, ma continuano a saltare pesci, quindi sotto c'è un bel fondo di pastura adesso. Vediamo se parte qualcos'altro. Bene. Bene, ragazzi, sono le ore 22:07, non so se si vede. Le nostre 2:40 circa ce le siamo fatti. Ci siamo tolti una soddisfazione. E riassunto della serata in breve. Pasturazione preventiva, pasturazione in pesca. Una piccola conferma di quello che è la pesca con la pop-up in fiume, che abbiamo fatto un discorso prima, non lo sto qua a ripetere, se avete skippato andate a rivedervelo, e quindi sono contento. Ci siamo trovati ad essere pronti nel momento giusto. Esatto. Che è la chiave per riuscire a fare pesce in poco tempo. Pasturare preventivamente e farsi trovare pronti nel momento le proprie giusto. Certezze, che possono essere i rig, può essere l'innesco, può essere lo spot. Esatto. E basta, noi come sapete peschiamo poco, abbiamo veramente pochissimo questo tempo. Nuovo approccio
con le palle di Method. Stiamo provando questo approccio proprio perché Vediamo. È un sistema esatto. di pasturazione che entra molto prima, molto quindi è efficace praticamente subito e ci aiuterà, spero e credo, anche nel periodo invernale esatto. questo tipo di pasturazione, proprio perché non riusciamo a pasturare per settimane preventivamente, quindi adesso proviamo questa cosa. Nel corso dei prossimi video vedrete se ci saranno dei risultati, appunto lo vedrete. Esatto. E basta, che dire, sessione finita, ho avuto conferma che le pop-up in canale funzionano, dobbiamo continuare a pescare con le pop-up esatto, in canale. Esatto. Sì, ascolta, aspetta una cosa, sì, perché sì. poi no, ci sono sempre quelli un po' più sì. Allora, la pop-up in canale, lo ribadiamo questa cosa qui, ovviamente nei canali, nei corsi d'acqua, nei tratti dove si può, sì. dove c'è una corrente che non è molto forte, esatto. ma c'è una corrente, diciamo, che fa fare solo così alla pompa, ok? Quindi ecco, esatto, non ci sogneremo mai a pescare esatto. in grossi fiumi con le pop-up, esatto, esatto, e piccolo, esatto. Basta. Però, detto questo, dalla prossima volta, sì, sì. questa volta in poi, ragazzi, sì. in canale perlomeno una canna a testa almeno pop-up ce l'avremo sempre, perché sì, non è sì. una fatalità, secondo me. No. Secondo me no, perché io me lo sentivo, perché è 3 settimane abbiamo, che lo tartasso anche perché abbiamo sempre pescato con le pop-up in canale noi, esatto sin dai primi video di 4 esatto, anni esatto. fa, quindi le abbiamo mollate ultimamente perché volevamo selezionare un po' il pesce d'Italia con inneschi un po' più generosi, pomini di neve, però vabbè, per il poco tempo okay. che abbiamo non possiamo pretendere esatto, chissà cosa esatto. quindi ci basta questo, ci è bastato tornare a fare una sessione nei nostri canali esatto. che ripeto mancava perché purtroppo c'è stato un periodo grosso problema di siccità dove mancava veramente più di un metro esatto. e mezzo due d'acqua in alcuni punti, quindi esatto. è stato un po' difficile. Il bello della diretta è che Crim ha detto rifacciamo il video di chiusura che così lo facciamo un po' più corto. Non riusciamo a farlo più corto, ragazzi. Sono tante le cose che vorremmo. Oltretutto, esatto. Sergio sta venendo sempre più in qua. Io adesso esco dall'inquadratura. Ah, scusa, scusa. Quindi anche questo secondo video di chiusura è lunghissimo. Vabbè, ragazzi, ragazzi, noi ci salutiamo adesso. E ci vediamo nel prossimo video. Non sappiamo ancora dove e quando, ma sicuramente nel frattempo ci sarà. Vi auguriamo tantissime belle cose. Esatto. E ci si vede al prossimo video. A presto. Ciao, ragazzi. Ciao.